Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video con questo sottofondo di questo fantastico motore della 488. Siamo su Assetto Corsa Competizione e quest'oggi voglio riproporvi un esperimento che avevo proposto live l'anno scorso, però su rFactor 2, in cui mi chiedevo se si potesse fare un giro con il 100% delle forze di un direct drive, quale il Fanatec DD1 che ho io. Allora, come vedete, ho riproposto praticamente la stessa cosa. Questa volta vi aggiungo in basso a destra, in modo tale che possiate vedere live quello che succede nei newton metri sviluppati dal DD1, e in alto a sinistra le mie manine, cioè quello che sopporteranno di questo volante, ovviamente il Formula V2. Siamo a Spa con questa 488. Sentite che rombo. Bellissimo, Assetto Corsa Competizione, ma prima di iniziare, ovviamente, la controprova che andiamo a mettere le forze al 100%. Quindi il setup di base me lo tengo così, vado solo a mettere praticamente l'overall strain al 100%, d'accordo? E le force intensity sono già al 100%. Quindi questo sul volante sono fatte. A questo punto mi manca sul gioco. Allora andiamo sul gioco, andiamo su opzioni, controlli. D'accordo? E andiamo a mettere la forza al 100%. Forza minima la togliamo, ragazzi. Effetti strada lo mettiamo al 100%. I gradi dello sterzo li aumentiamo a 1080, come erano. Allora si mettono così, op, 1080. E andiamo indietro. Attenzione, ragazzi, qui si parte. E le mie impostazioni di base, comunque sembra che il volante di suo non sia pesante come era per. Mamma, ho parlato troppo presto, ragazzi. Come erano su rFactor 2. Attenzione, stay clear on the curbs. Perché Spa? Perché ci sono sali e scendi. Mamma mia, ragazzi, già. E perché ci sono tutti i tipi di cordoli possibili e immaginabili. Adesso andiamo a vedere. Speriamo che non mi spacco i polsi, ragazzi. Che stanotte devo andare a lavorare. Ai 100 si frena. Ovviamente non cerco la performance. Mamma mia, ragazzi, che duro, incredibile. Mamma mia, che botte. Mamma mia, vediamo i cordoli, si sentono perfettamente. Vi assicuro, ragazzi, che è veramente durissimo. Avrei dovuto fare allenamento prima di farlo, anzi, riscaldamento. Vediamo, andiamo a staccare qui. Oddio, che duro, ragazzi, questo volante. Non so quanto sta sviluppando. Mamma mia, proviamo ad inserirci in anticipo. Oddio, ragazzi. Wow. Mi sa che devo fare allenamento, ragazzi, perché. Mamma mia, è durissimo. Mamma mia, prendiamo la curva. Evitiamo di andare a sbattere. Siamo un po' larghi. Oddio. Mi ricorda tanto quel video di quando i piloti di Formula 1 si allenano. Mamma mia. Incredibile, ragazzi. È spaventosamente difficile girare. La prossima volta metto la videocamera anche per farvi apprezzare la mia espressione facciale in cui stringo i denti per poter girare questo volante che è durissimo, vibrazioni. Anzi, è incredibile che la postazione non si muova. Oh, mamma mia, ragazzi! Ho paura di quella chicane strettissima. Oh. Che miseria! Mamma mia, attenzione, frenatona, ragazzi! Dai, andiamo a girare! Ah, ce l'abbiamo quasi fatta! Incredibile, ragazzi! Mamma mia, mi fanno male i pettorali, i deltoidi, tutti i muscoli che non ricordavo di avere! Mamma mia! Ovviamente qui non è un giro di performance, se non quello di performance di forza e resistenza, e andiamo a fare lo rouge, ragazzi. Mamma mia, gas a martello. Mamma mia, attenzione, oddio. Oh. Ragazzi, ho mollato perché non so se avete visto la forza e quello che è stato sviluppato. Andrò a vedere. Intanto la macchina è distrutta, ma ragazzi, incredibile che forza che ci vuole per far girare la macchina. Ma mi sa che è morta completamente. Incredibile, il 100% delle forze è un qualcosa di. No, ma lo smetto perché realmente, a parte che fa dei rumori strani il volante,
E comunque, ragazzi, veramente un'esperienza traumatizzante per le braccia, i polsi, per i pettorali e tutto quello che va con diciamo l'utilizzo di questo volante. Ragazzi, è qualcosa di veramente mostruoso quello che è successo all'Eau Rouge. A parte che sono virtualmente morto, devo dire che l'esperienza fatta su Assetto Corsa Competizione assomiglia tantissimo a quello che è l'esperienza fatta l'anno scorso con R-Factor 2 in live. Io penso di doverla finire qui e sono veramente curioso di andare a vedere quanto ha sviluppato qua, lo vediamo in termini di newton metri. Ragazzi, io vi ringrazio per aver assistito a questo bizzarro test per la seconda volta, questa volta registrato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, non esitate ad iscrivervi e non ripetete assolutamente a casa questo esperimento perché potreste veramente farvi male. Ragazzi, come al solito, ci vediamo prestissimo. Un abbraccio da Fabris. È tutto, ciao!